Bentornati nella nostra cucina, amici di Chef in Cucina. Ho fatto anche la rima oggi, Gennaro. E bentornato al nostro chef, Gennaro D'Ignazio, della vecchia Marina di Roseto. Allora, oggi prepareremo un primo piatto che è una mezza manica, crostacei e totanetti. Wow, un piatto facile, veloce, perfetto per le nostre casalinghe che devono correre, perché noi donne abbiamo tante cose da fare a casa. Infatti aggiungevo che è risottata, cioè nel senso che per fare questo piatto è semplice e veloce perché va cucinata senza mettere a bollire l'acqua. Che meraviglia! Ecco, quindi risparmiamo un passaggio e magari la parola risottato può sembrare una tecnica difficile. In realtà è una cosa molto molto semplice. Semplice, semplicissima. L'unica cosa è che alla fine otterremo un primo che ha molto più amalgama del primo, diciamo... Più legato, possiamo dirlo. Cioè, è molto più legato, cremoso, però questa è una particolarità che può... che in tanti casi piace di più. A me piace di più. A me piace di più. Io adoro le cose risottate, quindi e poi quando una cosa è più veloce, più semplice, insomma, per me è sempre un punto a favore. I 20 minuti di acqua ce li Ma scherziamo. Ce li risparmiamo subito. Ma io penso anche un'altra cosa, ma le nostre amiche saranno d'accordo. La pentola in più da lavare. Ecco. Puoi mettere? Bene, partiamo Gennaro allora. Sì. Prima operazione da fare. Allora, partiamo con, eccoci qua, facciamo, andiamo con l'olio. Quindi prima operazione è filo d'olio. Sì. Andiamo con l'olio e il pomodoro. Lo facciamo scaldare un pochettino. Mm-hmm. Eccoci qua. Quindi semplice, semplice, olio e pomodoro. Sì. Pomodoro, come dicevamo, passato, bello... Quanto è bello questo pomodoro, Gennaro? Sì, questo è prodotto homemade. Di casa. Si vede. Si vede perché quando ha questo colore, insomma... Io poi sono una donna ruspante, vengo dalla campagna. E quindi riconosco un buon pomodoro, cioè un pomodoro comunque fatto in casa da uno invece magari un po' più industriale. Anche se devo dire in Abruzzo abbiamo tante aziende meravigliose che fanno prodotti eccellenti anche e soprattutto per quanto riguarda il pomodoro. Allora, come dicevo, lo facciamo andare un attimino così che senza... E devo dire che anche così, guarda, io adoro anche condimenti così, semplici. Semplici, giusto. Con poche cose, pochi ingredienti, la semplicità è veramente una cosa da riscoprire in cucina, perché spesso tendiamo a mettere tante tante cose, come diceva Marco Caldora, perché con lui lavoro tanto, quindi mi torna sempre in mente il nostro chef, dice sempre che se non mettiamo questa nota croccante il piatto non si può mangiare. Non è così, in realtà, insomma, la semplicità alla fine premia sempre e soprattutto mette tutti d'accordo. Quindi... Su questo non c'è dubbio. Allora, ecco, adesso ancora pochino e aggiungiamo l'acqua. Qui, diciamo, è una fase importante perché di acqua deve essere giusta. Okay. Perché l'acqua sarà, sarà l'acqua di cottura della pasta. Quindi, non, se esageriamo, andremo a scuocere la pasta. Ok, quindi dobbiamo stare attenti quindi in magari, questa fase. Sì. Ok, a mettere la quantità giusta. Se ne mettiamo poco rischiamo di non coprire e quindi di fare cotture non omogenee a seconda. Ok. Per cui diciamo è un pochettino, però... Vabbè, diciamo, con i tuoi consigli ci possiamo riuscire. Sì. Allora, vado con l'acqua. Ne metto poca e salo prima, ovviamente. Perché questo sarà l'unico sale della pasta, ovviamente. E quindi adesso farò andare la pasta da sola per un attimino, okay, in modo che prenda il sale e non ci... Pasta. Sì, eccola. Quindi vado con la pasta. Vai. Oh, che bello. Che poi non so se anche qui vale la regola che mi ha insegnato mia nonna, che dice sempre che qualsiasi cosa sempre metterne meno perché poi si può aggiungere, quindi anche giusto, l'acqua, no? Bravissima. Se dopo magari vediamo che serve, la aggiungiamo, se ne mettiamo troppo invece rischiamo di scuocere la pasta. Assolutamente. Lei lo diceva vero. Per il sale, mettine sempre un po' di meno perché poi lo puoi aggiungere. Quando infatti lo puoi togliere. Ne abbiamo messo meno, però un pochettino poco poco dobbiamo aggiungerlo per fare in maniera che copre, per fare una cottura diciamo più omogenea. Ok. Ok. Quindi andiamo così per un po'. Bene, Gennaro, ci troviamo più o meno a che punto della cottura? Poco, circa la metà. Circa la metà. Riaggiungiamo un pochettino po di acqua. Sì. Ok. Così.
E adesso aggiungiamo il pesce e mettiamo giù uno spicchio di aglio giusto per il profumo. Ok, quindi lo mettiamo con la camicia. Sì, deve essere veramente tenue. Ok. E quindi mettiamo i totanetti. Ma quanto sono belli, Gennaro, che meraviglia. Eh sì, questi sono... C'hanno un brutto difetto. Sono troppo buoni. Sono difficili da pulire. Sì, perché sono così piccoli. Ma tu hai uno squadrone. Sì, sì. Veramente, complimenti al tuo staff che ti sostiene, perché senza la squadra credo se sarebbe impossibile fare quello che fai. Assolutamente, perché... assolutamente. Mia sorella soprattutto. I gamberi rosa, dicevo, sgusciati. Come si chiama tua sorella? Salutiamo. Loredana. Loredana. Ciao Loredana, Loredana. E complimenti. Diciamo, potrebbe... È la persona più veloce nella pulizia che sia stata mai vista. Sì. È veloce, ma questa è una cosa importante. Essere veloce e farlo bene, non è da tutti. No. Ma che bella questa pasta, Gennaro. Eccolo qua. Adesso riaggiungiamo ancora un pochettino di acqua. E lasciamo cuocere più o meno per quanto altro tempo? Adesso ecco, diciamo, il segreto per capire, anche a seconda dei propri gusti e... toccando la pasta ci si rende conto più o meno di quanto tempo c'è ancora di... Il pesce cuoce in un attimo. Sì, se si pensa di stare troppo avanti basta alzare la fiamma per fare in modo evapora prima. Brava. Quindi la fiamma deve essere dolce, metà fiamma. Sì, ecco. Così diciamo gli manca ancora un po'. Però siccome sta un po' ancora troppo fuori, io aggiungo ancora un pochettino di acqua poco. Chef, ci siamo? Ci siamo, giusto? Ecco, adesso per quello che dicevo prima, ecco, toccandola si vede che la pasta è ancora bella al dente, però diciamo, secondo i miei gusti, la cottura ci siamo. Forse per me cuocerei sempre la pasta in questo modo. Ecco, quindi a questo punto facciamo andare al massimo, in modo che facciamo andare via tutta l'acqua. Ma che bello, tutto amalgamato poi, che meraviglia! Sì, ecco, questa è l'amalgama di cui parlavamo. È andata bene. Poi un altro segreto pure, sì, per tenere un attimino più a bada la diciamo l'amido, okay, è la pentola rivestita. Okay. Se diciamo ceramicata o teflonata è meglio. Tende a cedere meno, fa meno attrito sulla pentola la pasta, okay, e quindi cede meno amido. Ok. Che bello, Gennaro, questa pasta ha un profumo eccezionale. Ci siamo. È ovvio che pure qui è a gusti. È un piatto velocissimo. Quello che mi sconvolge è la velocità di questo piatto, la semplicità. Veramente, Gennaro, complimenti. Rifacibilissimo a casa. Questi sono i segreti della vecchia Marina. Ecco. Tutti per i nostri amici. Io quando è qui, a questo punto lo tolgo l'aglio. Perché magari se va a finire... Eppure io conosco di persone che lo mangerebbero. Sì, lo si toglie giusto per... Eccolo qua. Tolto l'aglio. Aspetta, facciamo... E impiattiamo. Che bello, quanto è bello questo piatto. Cioè, quanto è bella proprio la pasta risottata. Perché è tutta, come dire, amalgamata perfettamente. A me piace così. A me piace che il condimento si attacca. Dà l'idea che i sapori sono tutti belli là, appiccicati. Sì. Esatto, bravo. Non scappano. Sì, non scappano via. Ecco qua. Poi vedi che anche i gamberi rimangono, anche se hanno subito una cottura bella lunga, però sono belli, ancora belli carnosi. Finalmente io vedo i piatti abbondanti. Ma quanto sono belli questi piatti abbondanti, come piacciono a noi abruzzesi. Eh sì. Che meraviglia. Speriamo di non perderla mai questa mai. Abitudine. Mai. Ecco qua. Una spruzzatina di prezzemolo. Che bello, sì, un tocco di per verde. Per addolcire tutto questo rosso, dai. Eh sì, ci sta bene, ci sta veramente bene. I colori dell'Italia, piatto bianco, eccolo qua, verde del prezzemolo e il rosso del pomodoro. Bellissimo, Gennaro. Complimenti. Grazie. Grazie per questo piatto. Grazie. E voi a casa rifatelo perché è veramente semplicissimo. Io vi lascio agli ingredienti della nostra ricetta in grafica e come sempre ci vediamo domani. Oggi vi saluto dalla vecchia Marina. Arrivederci a tutti. Ci sono i cibi che stimolano reflusso gastroesofageo, come cibi piccanti,
come cibi aromatici arricchiti di basilico, di rosmarino, come caffeina. Questi cibi stimolano il rilassamento dello sfintere dello stomaco e provocano reflusso gastroesofageo.